Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come: l'attrice ha detto la verità sul suo ex compagno Leonardo Pieraccioni. Ecco la dichiarazione che nessuno si aspettava. Laura Torrisi è una ex modella, attrice e oggi anche conduttrice, siciliana di origine ma adottata dalla città di Prato. Raggiunge la notorietà nel 1998, partecipando alla 53esima edizione di Miss Italia, arrivando in finale. Ottiene da subito un piccolo ruolo nel film Il Signor 15 Palle di Francesco Nuti. Nel 99 la troviamo nel cast del film Lucignolo, con la regia di Massimo Ceccherini. Ancor prima di diventare famosa, pratica sport, è cintura marrone di karate. E ancor prima di partecipare a Miss Italia è arbitro di calcio, anche se suo padre non è mai stato d'accordo. Il successo giunge nel 2006, con la partecipazione al reality Grande Fratello, condotto quell'anno da Alessia Marcuzzi, venendo eliminata alla semifinale. L'anno successivo ottiene un ruolo nel film diretto da Leonardo Pieraccioni Una moglie bellissima, entrando successivamente a fare parte del cast di L'onore e il rispetto parte seconda, solo per 6 puntate. Ottiene altri ruoli in alcune commedie italiane, tra cui Sharm el Sheikh Un'estate indimenticabile, due stagioni di Il peccato e la vergogna e la terza e quarta parte di L'onore e il rispetto. Nel 2015 debutta come conduttrice nel programma Mistero Adventure, al fianco di Daniel Bossari, Eleanor Casalegno e Fabio Troiano. Nel 2021 entra nella scuola di Amici Celebrities come cantante nella squadra blu, capitanata dal tenore Alberto Urso. Nel 2006, Laura era fidanzata con il calciatore Luigi Panarelli. Durante una puntata del GF, il calciatore le ha fatto la proposta di matrimonio in diretta, ricevendo un sì, poco convinto. Infatti l'idea delle nozze è sfumato in pochi mesi. L'anno successivo ha conosciuto Leonardo Pieraccioni in maniera abbastanza singolare. Infatti, durante un'intervista per il settimanale Oggi, Leonardo ha raccontato: andavo alla stazione, mi partì il treno. Mentre aspettavo, non c'erano Facebook o Instagram, vidi una rivista con una ragazza meravigliosa, con un costume da bagno particolare. La comprai e dissi al mio costumista che uno degli scatti doveva avere questa specie di costume. Lui mi rispose: sì, tu mi parli del costume ma non sappiamo ancora chi è la protagonista. Io replicai: chiamiamo questa, così ci facciamo portare anche il costume. E andò così, ecco come il regista ha scelto la Torrisi come protagonista del film, e anche come sua compagna. Nel 2010 è nata la loro unica figlia Martina, ma la loro unione è durata fino al 2014, anno in cui hanno deciso in comune accordo di separarsi, rimanendo in ottimi rapporti. Proprio con il suo ex compagno, Laura ha ideato un programma che conduce lei dal 28 giugno sul canale Food Network. Si chiama Questo non lo so fare e come obiettivo ha quello di mostrare al pubblico a casa che anche i negati ai fornelli sono capaci di cucinare qualsiasi piatto. Gli ospiti sono tutti personaggi famosi che si cimentano in pietanze tipiche della loro regione di provenienza. La Torrisi ha raccontato di come sia nata l'idea della trasmissione. Fin da bambina ho sempre avuto la passione per la cucina e da tempo avrei voluto cimentarmi in un format. Ma mi mancava sempre qualcosina per proporre un'idea. Nel frattempo, Leonardo mi consigliava di aprire anche un locale mio. Noi pranziamo e ceniamo spesso insieme con nostra figlia Martina. E lui apprezza molto quello che gli preparo perché è un buon gustaio. Una volta a tavola se ne è uscito con questa frase: certo, tu sei brava,
ma bisognerebbe far vedere quello che gli altri non sanno fare. Lì ho avuto l'illuminazione e gli ho detto: ma tu sei un genio. Inoltre ha rivelato un dettaglio che non conosceva nessuno, riferito al suo ex compagno. Leonardo non sa fare nulla, a parte la pasta in bianco e l'uovo fritto, forse. In genere aggiunge una sottiletta in tutti i piatti e dice che in questo modo è un gourmet, ride. Non poteva che essere lui l'ospite della prima puntata. L'attore e regista ha imparato a cucinare la pappa al pomodoro, tipico piatto toscano, e ora che ha imparato il procedimento, invita gli amici a casa sua e offre solo quel piatto. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.